Un weekend all'insegna degli animali è quanto si è tenuto al parco Esposizioni Novegro nel Milanese in occasione di Quattro Zampe in Fiera, la manifestazione più pet friendly d'Italia. I visitatori, accompagnati dai loro amici fedeli, hanno potuto testare e acquistare prodotti e servizi, sfilare col proprio cane e condividere i loro momenti di divertimento. Focus anche sul benessere e sulla salute dei nostri pets, grazie alla presenza della scuola di osteopatia animale a fianco dei veterinari. Noi come scuola di osteopatia, essere associati al presidio veterinario, cioè al veterinario ufficiale della gara, è un qualche cosa di eccezionale, in quanto i veterinari e gli osteopati non si sono quasi mai potuti avvicinare. Oggi è un grande successo anche per quello che è la medicina complementare, la medicina olistica. Noi abbiamo scelto tra i nostri docenti veterinari proprio per poter creare un corpo studenti, quindi una forza lavoro che abbia la conoscenza del veterinario per quanto riguarda le materie scientifiche e la conoscenza degli osteopati per quanto riguarda la nostra di materie, ma è un percorso che viene portato avanti in parallelo. Materialmente la nostra è una medicina manuale, prima parte sempre il veterinario, dà la diagnosi, se non ci sono patologie allora l'osteopata tramite valutazione strutturale, viscerale, craniosacrale fa quello che è praticamente la diagnosi osteopatica, valuta le restrizioni di mobilità e porta praticamente l'organismo in omeostasi, cioè in equilibrio tramite tecniche osteopatiche di diversa natura, ma pur sempre manuali. È una diagnosi palpatoria, molto fine, molto tecnica e potrebbe essere definita meno invasiva in quanto non vi sono magari manovre interne piuttosto che condizioni che magari per il cane o per il cavallo possono essere tra virgolette stressanti. Quella dell'osteopata animale è una professione sempre più richiesta. La nostra scuola vuole professionisti qualificati, quindi è una scuola difficile, quando si esce però si è già proiettati nel mondo del lavoro e ad oggi secondo me è una cosa importantissima.